Questo sabato 20 luglio sarà presentato ufficialmente un nuovo progetto che vede coinvolta anche la Diaconia Valdese, in modo particolare attraverso il centro autismo Boom di Pinerolo, in collaborazione con l'associazione Amale, che conosciamo bene e che è stata più volte anche ospite delle nostre trasmissioni. Sto parlando di un sentiero accessibile a tutti e tutte. Prali for All, questo è il nome del progetto. Noi ne parliamo insieme a Loretta Costantino, responsabile appunto del centro autismo Boom, che è con noi. Ciao Loretta, bentornata, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e grazie per avermi di nuovo accolto qui con voi. Grazie a te. Allora, raccontaci un po' come nasce questa idea di Prali for All, che coinvolge, e come è stato pensato questo sentiero accessibile. Il progetto Prali for All si inserisce un po' in tutta le iniziative che ormai come centro Boom stiamo da un po' di anni portando avanti a favore del territorio. Vi avevo già un po' raccontato che la nostra mission principale come servizio della Diaconia Valdese è sicuramente quello di servire con le persone, nello specifico del nostro servizio bambini autistici e bambine autistiche e le loro famiglie, attraverso percorsi di sostegno alla crescita, percorsi educativi che permettano loro di raggiungere una buona qualità di vita. Però a fianco a questo, sempre di più, stiamo attraverso progetti, finanziamenti, attraverso il coinvolgimento di enti finanziatori, cerchiamo di offrire quelle che sono le nostre conoscenze, le nostre competenze a servizio del territorio. Questo perché crediamo fermamente, anche sulla base della Convenzione ONU, dei principi della Convenzione ONU, della nuova legge 227 sulla disabilità, che sia l'ambiente anche e soprattutto a doversi rendere più sensibile, più accogliente, più inclusivo per le persone disabili, per le persone neurodivergenti, per le persone autistiche, nello specifico del nostro servizio, in modo da poter supportare quelli che sono i loro percorsi di crescita e poter accogliere le loro caratteristiche. Il progetto Prali for All proprio si inserisce in questo, e il desiderio di rendere il territorio montano, le sue bellezze, accessibili a tutte e a tutti. Esatto, cosa non sempre scontata, direi, anzi sovente alcuni territori, vabbè, insomma, poi lo vediamo purtroppo anche nelle città stesse, che a volte hanno davvero dei passaggi complicati, delle strettoie, lo sappiamo bene, non dobbiamo fare l'elenco, però ancor più lo notiamo quando magari appunto ci richiamo in un ambiente esterno molto bello, molto come le montagne ad esempio, che in effetti non sempre può essere accessibile per tutti e tutte. È un percorso lungo, immagino, perché ovviamente non è così semplice, ma è importante partire da una predisposizione, no? Da vedere il possibile là dove si può creare, ecco, senza farsi fermare, diciamo, dalla paura di non riuscire. Sì, poi in questo specifico caso davvero abbiamo incontrato un territorio, il comune di Prali, già molto accogliente, attento, molto sensibile al tema della disabilità, del turismo accessibile, della creazione di una comunità inclusiva e aperta alla convivenza delle differenze. Come partner, l'hai citato prima, abbiamo l'associazione Amale con la presidente Mara Peirot, con cui abbiamo già fatto tanti progetti. Anche in questo ci siamo ritrovati con l'entusiasmo, la passione di voler costruire qualcosa di bello insieme, e la fortuna è stata davvero incontrare una comunità, la comunità di Prali, già predisposta a questo, che ci ha accolto con grande entusiasmo, che si è messa proprio a disposizione tutti quanti, amministrazione comunale, Prali Schiarea, tutti anche gli esercenti commerciali, davvero in un'ottica proprio di voler essere un territorio che mette la sua bellezza, Prali ne ha davvero tanta, al servizio a favore di tutti quanti, in un'ottica di creare un territorio accessibile, ma accessibile non solo poi alle persone disabili o alle persone autistiche, certo, ma che con questi progetti, con queste attività, poi possono davvero offrire dei benefici a tutti quanti. Assolutamente. Nello specifico, Prali for All ha previsto, innanzitutto abbiamo potuto farlo grazie
un prezioso finanziamento della Fondazione Mazzola di Milano e ha permesso diverse azioni per quello che sarà sabato prossimo, l'inaugurazione proprio del sentiero accessibile for all. Il progetto ha previsto non solo la parte del sentiero, ma anche proprio cercare di diffondere informazione e sensibilità all'interno delle persone che lavorano nel contesto di Prali, nello specifico del Parco Avventura, che da qualche anno è attivo a Prali, e anche con alcuni esercenti, l'Hotel Salei, che anche questa è una realtà che ha aperto da poco a Prali. Abbiamo offerto un percorso di formazione teorica alle guide del parco e alle gestrici dell'Hotel Salei per informarle sulle caratteristiche dei nostri bambini, dei bambini e delle bambine neurodivergenti autistiche, e andando poi proprio insieme a loro anche a creare dei percorsi di adattamento del parco avventura, in modo da poter accogliere con strumenti creati proprio su misura per il parco i bambini, le nostre bambine, e ovviamente poi tutti quanti avranno piacere di venire a sperimentare il parco avventura. Il sentiero invece è la prosecuzione di un sentiero che c'è già da alcuni anni, dal 2021 a Prali, il sentiero dei bambini. E quindi dove termina il sentiero dei bambini inizierà il sentiero for all dal guado sotto la borgata Pugno di Prali. Da lì ci sono 2,5 chilometri circa di sentiero che portano all'arrivo proprio al Parco Avventura, vicino alla borgata Giordano di Prali. Il nostro lavoro è stato quello di andare a creare delle bacchette che sono state posizionate lungo il sentiero, informative su alcune caratteristiche dell'ambiente montano, quindi sulla flora, la fauna, sul torrente Germanasca, la vita nel torrente, proponendo anche delle attività da poter fare nei pressi delle bacheche e adattate con la comunicazione aumentativa alternativa che da tanti anni portiamo avanti. Mi ricorda un po', insomma, quello che racconti, Loretta, il lavoro che si fa anche analogamente con la comunità amica nei confronti delle demenze, no? Cioè, quindi rendere attento un territorio, rendere attento una comunità, renderla accogliente, magari a volte con delle piccole azioni, senza stravolgere per forza, ecco, le situazioni, ma con dei piccoli accorgimenti, con delle piccole attenzioni, rendere più accogliente appunto un territorio e fare anche in modo che questa accoglienza davvero entri nelle corde di tutte e di tutti. E quindi, insomma, in bocca al lupo, buona. Io invito tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a salire a Prali, tanto si apre anche Pralibro proprio sabato, quindi insomma ci sarà un'occasione per poter fruire dell'ambiente di Prali. Andate e fruite di questo percorso accessibile, di questo sentiero e di tutto ciò che il progetto Prali for All ha organizzato. Perché poi ci sarà proprio l'inaugurazione nel sentiero, quindi venite a fare la passeggiata, faccio uno spot, venite a fare la passeggiata con noi, perché ci sarà una parte ovviamente di inaugurazione, faremo proprio il taglio del nastro per inaugurare. Avrete il musica. Sentiero. Poi ci sarà proprio la possibilità di fare tutta la camminata, avendo anche degli accompagnamenti musicali. Lungo il percorso ci sarà un gruppo musicale, le Mondrit, che suoneranno lungo il percorso, perché il percorso, oltre alle bacheche, ha anche degli arredi musicali sonori donati dall'associazione Amale, quindi si potranno sperimentare anche proprio degli arredi musicali. Loro suoneranno lungo il percorso nelle tre stazioni previste, e poi all'arrivo al Parco Avventura ci sarà un altro concerto degli Abba Guitar Trio, quindi per concludere un momento musicale tutti insieme. È possibile che saremo in tanti, lo speriamo, perché questo evento si inserisce all'interno della rassegna Mare la Montagna, che è questo camp estivo che l'associazione Amale da tanti anni organizza, quindi insomma saremo in tanti, e se qualcuno delle ascoltatrici e degli ascoltatori avranno voglia di unirsi a noi, sarà sicuramente una bella giornata e una bella occasione di stare insieme in un momento di festa. Assolutamente, sabato 20 luglio, progetto Prali for All, una bella mattinata in montagna insieme appunto all'associazione Amale, al centro autismo Boom. Grazie Loretta Costantino per averci raccontato qualcosa in più, il resto lo scopriranno tutti coloro e tutte coloro che si recheranno a Prali per visitare anche questa iniziativa. Grazie e buon lavoro a te e a tutti i colleghi della Diaconia Valdese. Ciao. Grazie, buona giornata.